microfoni. E iniziamo questa serata. Io sono Antonio Mumolo, sono un avvocato e sono presidente di un'associazione che si chiama Bologna Kurdistan. È un'associazione che è nata ormai 15 anni fa a Bologna per occuparsi dei problemi del popolo curdo. Questa sera parleremo del popolo curdo e di quello che sta succedendo in Siria, in Iraq, dell'ISIS e di una guerra che è alle nostre porte, di cui dovremmo occuparci un po' di più, prima che i protagonisti di quella guerra si occupino un po' più di noi. E questa serata è organizzata per parlare di questa vicenda di cui si parla veramente poco, per parlare del problema del popolo curdo, che è un problema di cui parlerà il dottor Davide Samad. Allora provo, si sente adesso col microfono, si sente meglio? Con me ci sono questa sera il dottor Davide Samadden, che è presidente di tutte le comunità curde in Italia ed è vicepresidente dell'associazione Bologna Kurdistan, e l'onorevole Andrea De Maria, che del tema del popolo curdo si è sempre occupato, si è occupato di questo tema da molti anni, quando era sindaco a Marzabotto, e ci dirà, ci racconterà anche cosa si sta facendo in Parlamento, cosa si pensa di fare in Parlamento su questo tema. Vi illustro in due minuti come è nata l'associazione Bologna Kurdistan. Magari può essere anche interessante per voi sapere come mai a Bologna nasce questa associazione. Circa 15 anni fa, nel mio studio, sono avvocato che si occupa di diritto del lavoro e di diritto dell'immigrazione, è arrivato questo signore che io non conoscevo, Davide Samadden, accompagnato da un curdo disertore dell'esercito iracheno di Saddam Hussein, che era riuscito a scappare. Molti di voi sapranno che Saddam Hussein metteva i curdi in prima linea come carne da macello. Era riuscito a scappare, era arrivato in Italia e doveva chiedere rifugio politico, e il dottor Samadden è venuto da me, quanto io sono, ero all'epoca legale di riferimento dell'ufficio stranieri della Camera del Lavoro. Voi capite che la situazione era parecchio difficile, perché un conto è occuparsi di una persona per una serie di problemi giuridici, un conto è occuparsi del diritto d'asilo di una persona che, se non ottiene quel diritto, quando torna rischia la vita. Se dovesse tornare rischierebbe la vita. Ci siamo parlati nell'arco di due giorni. Io ho studiato molto meglio di quanto conoscessi prima la storia del popolo curdo e i motivi per cui i curdi scappavano dall'Iraq. Siamo andati all'ufficio immigrazione della questura di Modena insieme, perché lui era sbarcato, era uscito da un tir sostanzialmente in quella zona, quindi bisognava fare domanda lì. Abbiamo fatto questo tratto di strada per andare a Modena, siamo rimasti 4 ore e mezzo in questura, ufficio immigrazione, e poi siamo tornati a Bologna e il dottor Samadden in qualche maniera mi ha ipnotizzato, immagino, perché abbiamo parlato talmente tanto del problema di questo popolo che abbiamo deciso, insieme a Vittorio Tempellini, che è qui, insieme a tanti altri, abbiamo deciso di fondare un'associazione che se ne occupasse. Con questa associazione abbiamo fatto tantissime manifestazioni, perché il nostro scopo era innanzitutto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, di cui pochissimi parlano, un popolo di oltre 20 milioni di persone che non ha una patria. Abbiamo raccolto dei soldi, abbiamo mantenuto per oltre 10 anni una scuola professionale in una zona, la zona di Chanchamal, dove in seguito a un'offensiva terrestre dell'esercito iracheno, un'offensiva, chiamiamola così, diciamo, un'operazione militare che si chiamava Anfal, contro i curdi di quel territorio, Saddam Hussein aveva catturato e deportato 182.000 maschi adulti. Ed era una zona in cui non c'erano più uomini, c'erano soltanto anziani, donne e bambini. E in quella zona abbiamo pensato di fare qualcosa di positivo. E questo qualcosa ci è venuto in mente guardando le scuole Aldini a Bologna. Ci abbiamo pensato a una scuola professionale che consentisse a questi ragazzi di imparare un mestiere e di studiare. E per mantenere questa scuola abbiamo fatto di tutto, abbiamo venduto il kebab alla Festa dell'Unità, abbiamo fatto le cene di autofinanziamento col PD e con altri partiti, abbiamo fatto di tutto per raccogliere questi soldi, perché noi pagavamo non solamente gli insegnanti in questa scuola, ma ovviamente dovevamo pagare anche gli alunni. Davamo agli alunni $1 al giorno
per poter frequentare la scuola, che altrimenti non avrebbero frequentato perché sarebbero dovuti andare a lavorare per mantenere la famiglia. Questa cosa l'abbiamo fatta per tanti anni, alcuni di questi studenti, vi diceva Dario, sono anche laureati, e poi abbiamo, come dire, abbiamo posto in essere una serie di altri progetti sempre nel Kurdistan iracheno e nel Kurdistan turco. Io per il momento mi fermo qui, poi ovviamente quando finiremo il giro di presentazione, se ci sono delle domande, noi saremo ben lieti di rispondere a queste domande. E passo la parola al dottor Davide Samadden, presidente di tutte le comunità kurde in Italia, che ci può raccontare che cosa sta succedendo adesso nel Kurdistan iracheno e nel Kurdistan siriano. Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori, Vittorio per primis, il quartiere di San Vitale e tutti voi che siete presenti stasera, compreso i due miei carissimi amici, Avvocato Mumolo e De Maria. Siamo qua per l'ennesima volta a parlare della questione curda. È una questione, come ben sapete, che risale a tanti ma tanti anni fa. Qualcuno di voi magari si ricorderà negli anni 90, alla fine degli anni 90, quando finì la guerra tra Iraq e l'Iran, cominciò un'altra guerra tra Iraq e il Kuwait, con l'occupazione dello Stato dei Emirati Arabi del Kuwait. Ed allora Saddam Hussein ritirò il suo esercito dal Kuwait e lo mandò contro i curdi, come l'avevano già fatto prima lui e prima di lui tutti gli altri governi dell'Iraq, per schiacciare il popolo curdo. Ma la questione del popolo curdo, e quindi quello sicuramente qualcuno si ricorda sui schermi televisivi, anche in quell'epoca lì, alla fine degli anni 90, 91-92, vi ricorderete milioni di persone che scappavano verso il confine iraniano e quello turco, in un momento tragico della storia del popolo curdo. Ma quello non fu la prima volta in cui i curdi fuggivano, ma andando indietro, già negli anni 1920, dal 1920 in poi è stata sempre una fuga per il popolo curdo nell'intero Kurdistan. Il Kurdistan è diviso tra Iraq, Iran, Turchia e Siria. Ha una popolazione, oggigiorno si calcola più o meno su 40-45 milioni di abitanti. La maggior parte dei curdi oggigiorno si trovano in Turchia, sono circa 20 milioni, in Iran quasi 15 milioni e tra Iraq e la Siria sono più o meno una decina di milioni. Quindi circa siamo su una quarantina, 40-45 milioni, perché non c'è un censimento ufficiale fatto da parte dei governi proprio per non riconoscere l'esistenza di questo popolo. Se torniamo alla storia di questo popolo, è un popolo diretto discendente dei antichi Medi, per chi conoscesse la storia, i Medi che hanno insediato nell'area del Mesopotamia e quindi tra il Tigri e l'Eufrate, e questo già fa vedere da dove arriva appunto anche il problema essenziale per questo popolo, proprio della ricchezza della sua terra, perché in quell'area lì, nell'area del Medio Oriente, si può dire Mesopotamia oggigiorno veramente diventato una zona importante non solo dal punto di vista strategico, ma anche dal punto di vista proprio delle risorse, sia del sottosuolo che soprasuolo. Quindi in quell'area dove manca l'acqua, appunto troviamo Kurdistan, si trova in mezzo a due fiumi importanti, dove l'acqua appunto è diventato il secondo petrolio.
nonché appunto la ricchezza del sottosuolo che è il petrolio. E tutto il Kurdistan, soprattutto il Kurdistan iracheno, è pieno di petrolio. E fino ad oggi il petrolio dei curdi è stato estratto dai vari regimi dittatoriali dell'area, dall'Iraq, dalla Siria, dell'Iran, e l'hanno usato contro il popolo curdo, con bombe a fosforo, a napalm, uccidendo migliaia e migliaia di persone. E finalmente i curdi in Iraq per la prima volta sono riusciti ad estrarre il petrolio e adesso viene venduto direttamente dai curdi all'Europa, per la prima volta nella storia. E questo ha fatto sì che sta cambiando anche l'aspetto proprio di quell'area lì, soprattutto del Kurdistan iracheno, dove è nato un governo democratico, un governo autonomo. Dico democratico perché a questa esperienza, giovane esperienza, partecipano dall'estrema sinistra all'estrema destra, quindi ci sono tutti i partiti presenti in questo Parlamento e in questo governo in Kurdistan iracheno. Quindi si è creata una zona cuscinetto dopo proprio gli anni 1991-92, grazie a Mitterrand, il presidente francese, e soprattutto grazie a sua moglie, che è la Danielle Mitterrand, che i curdi la chiamano la mamma francese, cioè la mamma curda in Francia, perché lei veramente è stata colui che ha salvato questo popolo, soprattutto in Kurdistan iracheno, quando era messo a ferro a fuoco da parte del dittatore iracheno Saddam Hussein. Quando Saddam Hussein, come diceva amico Mumolo, che appunto aveva studiato a tavolino insieme al suo cugino Ali il chimico, che è stato nominato il chimico, in quanto avevano studiato a tavolino come mettere fine alla presenza del popolo curdo in Iraq, e quindi avevano appunto messo in atto questo famigerato progetto che si chiamava Anfal. Anfal provvedeva a quello di prendere i curdi della loro area, soprattutto i maschi, al di sopra di 12-13 anni e portarli nel sud dell'Iraq, dove nel deserto iracheno venivano abbandonati e in pratica morivano di fame e di sete. E quindi adesso, oggigiorno, appunto troviamo nel sud dell'Iraq dei campi che erano campi di concentramento e che appunto non erano altro che delle fosse comuni dove appunto tutti i giorni vengono trovati migliaia e migliaia di cadaveri, appunto di persone sepolti, spesso sono stati sepolti anche vivi, perché un rapporto di Amnesty International e delle Nazioni Unite, che ha mandato dei esperti sulla zona per vedere in queste fosse comuni l'atteggiamento che assumevano questi cadaveri, spesso sembravano appunto atteggiamento di persone, in particolare dei bambini che erano aggrappati al collo della madre, e quindi si pensa che fossero stati sepolti di queste persone. Avvocato Mumolo ha parlato di 182.000 persone che sono state esportate. Sono state esportate più di 500.000 persone, ma quelli che non hanno fatto ritorno in Kurdistan sono 182.000 persone. Quindi 182.000 persone non sono più tornati nelle loro case, in mezzo alla loro gente. E appunto ci siamo trovati con migliaia e migliaia di bambini orfani che abbiamo appunto dovuto in qualche modo fare quel poco che potevamo fare, grazie appunto agli amici come appunto Nadalini, presente qua, Luciano, Vittorio e tante altre persone che ci hanno aiutato in questo nostro progetto. Oggigiorno il Kurdistan iracheno vive un'esperienza, come abbiamo detto, che viene in qualche modo invidiato non solo dai nostri vicini, e che oltre all'invidia purtroppo fa sì che questa esperienza dei curdi in Iraq fallisse,
a cominciare dall'Iran, che è un paese dittatoriale altrettanto come sapete bene tutti quanti, dove c'è un regime che solamente permette ai musulmani, all'Islam di esistere in pratica, e tutti gli altri partiti sono messi al bando. La stessa cosa avviene in Siria, e abbiamo visto che fine ha fatto fino ad oggi Siria e il governo siriano. E altrettanto, purtroppo, e ahimè, devo dire che la Turchia non discosta nell'atteggiamento di questi precedenti paesi che ho nominato. La Turchia che vorrebbe entrare e far parte della comunità europea, ma la Turchia stessa che prende il petrolio curdo e portarlo a trasportarlo in Europa, e che sfrutta appunto la ricchezza del popolo curdo, ma nello stesso tempo mina proprio e fa sì che questa esperienza curda fallisse, in modo che non venisse visto di buon occhio da parte di altre parti del Kurdistan, come dal resto dove ha una gran parte del Kurdistan la Turchia, che è appunto il Kurdistan turco, dove ci sono più di 20 milioni di curdi. Oggigiorno vediamo che l'ISIS, che è questa organizzazione terroristica islamica musulmana che appunto arriva in Siria del territorio turco. Il News 24 Ore italiano ha fatto vedere appunto un documentario dove i soldati turchi si salutano insieme ai terroristi proprio dell'ISIS. E quindi partono, la stragrande maggioranza, prima partivano dall'Iraq, fin quando la Siria lasciava questi terroristi di arrivare in Iraq, e poi dall'Iraq passavano appunto in Siria e così via. Perciò c'era il confine tra l'Iraq e la Siria, veniva perforato liberamente dai terroristi dell'ISIS, che passavano dalla Siria grazie al governo siriano in Iraq, dove facevano appunto massacri, uccidevano le persone mettendo le bombe. A Baghdad tuttora, tutti i giorni, vedete, in Iraq, a Baghdad in particolare, in tante altre città irachene, tutti i giorni muoiono decine e decine di persone proprio dovuto a che cosa? Prima c'era Al-Qaeda, che era portato da Saddam Hussein dentro. Dopodiché Hafez Assad, papà di Bashar Assad, attuale presidente, aveva appunto aperto la confine irachena sui terroristi per passare appunto dalla Siria, e dopo l'ha continuato suo figlio, che è Bashar al-Assad. Mandava i terroristi, venivano addestrati nei campi di addestramento in Siria, in particolare in Latakia, che dove appunto abbiamo delle testimonianze di tanti terroristi che sono stati catturati, che hanno ammesso proprio di aver preso addestramenti nei campi dell'esercito, e in particolare del servizio segreto siriano, proprio nella città di Latakia. E quindi ci sono dei documenti che li possiamo anche far vedere senza problemi. E però la cosa si è ribaltata contro Bashar Assad, il presidente siriano, in quanto questi terroristi stessi sono tornati in Siria e appunto con il pretesto che vorrebbero formare uno stato islamico dei califfati, a far tornare appunto il mondo orientale, e in particolare il mondo arabo e islamico, indietro di migliaia di anni. E così sono riusciti, grazie a una parte dell'esercito iracheno, che non erano altro che ex ufficiali di Saddam Hussein, ma che erano stati recuperati dall'attuale governo iracheno, con la promessa che appunto formare un forte esercito iracheno che potesse difendere il territorio iracheno dai terroristi,
Invece questi ex uomini di Saddam, gerarchi di Saddam, non hanno fatto altro che lasciare una delle città più grandi irachene e la terza città irachena dopo Baghdad e Bassorra, che è la città di Mosul, l'hanno consegnato a questi qua dell'ISIS. E quindi quelli dell'ISIS, quando sono arrivati dalla Siria nell'area del Kurdistan iracheno, erano in 3.000 uomini, e l'esercito iracheno che era insediato in quell'area lì, nell'area di Mosul, che non è altro che Mosul, è l'ex Nineva, che era il capitale del Kurdistan, antico Kurdistan dei Medi, è stato consegnato, erano 150.000 uomini, quelli dell'esercito iracheno, si sono consegnati a 3.000 uomini dell'ISIS. Perché grazie appunto ai capi dell'esercito iracheno, che erano appunto la stragrande maggioranza erano sunniti, e quindi c'è anche questo problema che magari per molti di voi non è chiaro cosa sia sunniti, chi sono sciiti. I sunniti sono la minoranza che hanno comandato in Iraq dalla fondazione dell'Iraq del 1923 ad oggi, mentre i sciiti è un'altra fazione dell'Islam che sono la maggioranza in Iraq, che sono stati sempre messi, sono stati considerati, come del resto i curdi, popolazione di secondo grado, quindi non erano popolazioni degni di governare o essere all'altezza dei sunniti, che appunto erano gente appartenente a Saddam Hussein e prima di lui ad altri che sempre erano di questa fazione dell'Islam. Quindi siamo arrivati a questo momento dove appunto è scoppiato di nuovo la questione curda, in quanto questi dell'ISIS, occupando la città di Mosul, ex Nineveh, l'antica Nineva, hanno invaso una città in Kurdistan iracheno che è la città di Shangar. Shangar, la stragrande maggioranza della popolazione sono yazidi e dei cristiani. I yazidi sono un gruppo di persone che praticano la più antica religione che è esistito sulla terra, è quella di Zarathustra, e che sono curdi di origine curda 100%, perché l'origine dei curdi è proprio deriva dei antichi medi che praticavano la religione di Zarathustra. E questi sono stati purtroppo torturati, uccisi a migliaia di persone, quindi avrete visto di nuovo fuggire tutta questa città, intera città è stato assediato dai terroristi islamici, e dove hanno ammazzato gli uomini che erano rimasti a combattere, e del resto hanno preso le donne e i bambini e li hanno resi schiavi. E siamo arrivati al punto tale che la maggior parte delle ragazze giovani sono stati venduti nel mercato come delle bestie. A costo di 10 dollari fino a 1000 dollari in base all'età di queste ragazze. E tutto questo succedeva davanti agli occhi del mondo libero e il mondo occidentale, e l'America e la Russia stavano a guardare. Finché finalmente qualcuno si è reso conto che della gravità della situazione, non perché venivano ammazzati delle persone innocenti, ma in quanto l'ISIS era diventato una minaccia per l'intera umanità e in particolare anche per l'Europa, in quanto si è visto dentro questo gruppo terroristico c'erano centinaia e centinaia, se non migliaia, di terroristi recatosi dell'Europa là per combattere in nome dell'Islam, in nome di questo fanatismo. E allora, fortunatamente, il governo italiano, insieme al Parlamento italiano, sono stati per i primi a rendersi conto della pericolosità di questo nuovo terrorismo,
e quindi hanno lanciato un SOS verso il resto d'Europa insieme a Francia, e quindi sono stati i primi appunto di rendersi conto della pericolosità della situazione, e quindi hanno cominciato a mandare aiuti e a mandare dei consiglieri lì nell'area per vedere cosa stava succedendo realmente, finché si sono resi conto appunto che in Kurdistan stavano perpetuando per l'ennesima volta un altro massacro contro questo popolo che ha subito nella sua lunga storia appunto massacri continui in mano ai prima dei tiranni, dopo in mano ai dittatori e così via. E tutto questo per che cosa? Solo per la ricchezza del suo sottosuolo. Tornando indietro, il popolo curdo nel 1916, quando in base al trattato di Sykes-Picot, che erano i due mandatari inglesi e francesi quando arrivarono nell'area, si divisero l'area del Mesopotamia tra di loro, e quindi in particolare la terra dei curdi, fino al 1920, quando ci fu il primo congresso internazionale dei popoli a Parigi, che venne chiamato appunto l'Assemblea dei Popoli. Là venne sancito la creazione di uno Stato curdo indipendente, ma la Turchia del Kemal Atatürk, il padre della Turchia moderna, colui che ha costituito la Turchia dopo la caduta dell'impero ottomano, si oppose duramente a questo trattato, che appunto prevedeva la nascita di uno Stato curdo indipendente. Perciò ebbe una grande influenza sul mondo occidentale, anche questi si sono trovati in difficoltà, allora hanno tolto la frase dove diceva la costituzione di uno Stato curdo indipendente, ma hanno detto: lasciamo alla Turchia che esaudisca la volontà del popolo curdo ogni qualvolta i curdi volessero fare un referendum per chiedere l'autodeterminazione. E la Turchia disse: ok, questo va bene. E quindi i curdi, purtroppo così, per tutto il resto della storia sono stati dimenticati. E la Turchia, quando i curdi hanno chiesto appunto l'autodeterminazione o per chiedere il referendum in Turchia, perché tutto il Kurdistan è stato dato in mano alla Turchia in pratica a governare quell'area lì, insieme agli inglesi e francesi, si sono divisi tra di loro. Quando i curdi appunto hanno chiesto questo referendum, la Turchia ha risposto con ferro e fuoco, e quindi ha cominciato a arrestare tutti i capi curdi, in particolare della città di Botan, che è il Kurdistan turco, e ha impiccato tutti i capi appunto della rivolta o di quelli che avevano chiesto il referendum per l'indipendenza del Kurdistan. Fino al 1923. Nel 1923 ci fu il Trattato di Losanna in Svizzera, dove ha partecipato anche l'Italia. Purtroppo lì è stato deciso la divisione completa dell'area del Medio Oriente e in particolare del Mesopotamia, e così crearono dei stati che non c'erano, stati tipo la Siria, l'Iraq, l'Iran, esistevano come delle aree, ma non erano appunto stati riconosciuti ufficialmente. E quindi nel 1923 nacquero questi stati, dove invece è stato completamente cancellato la parola del Kurdistan. E quindi dal 1923 ad oggi la parola del Kurdistan è diventato vietato in tutta quell'area lì. Tranne in Iran c'è una piccola area che anche nel periodo dello Shah di Persia era rimasto riconosciuto come Kurdistan, e tuttora viene chiamato, è una città in Iran che viene chiamato Kurdistan.
ma i curdi però in Iran non avevano nessun diritto né a studiare il curdo e tantomeno di poter avere funzionari curdi nella città curda, e venivano considerati, come del resto dell'Iraq, Turchia, così in Siria, popolazione di secondo grado. Finché arriviamo ai giorni nostri, appunto, succede questa guerra maledetta in Siria, che da 3 anni sono morti più di 200.000 persone in Siria, solo in Siria. Più di 3 milioni di profughi, che, di cui 1.800.000 si trovano in Kurdistan iracheno, nell'area liberata, appunto in quest'area dove, dico, è nato questa zona autonoma, e che, dove i curdi governano quest'area. Non solo abbiamo più di 1.800.000 dei curdi della Siria e siriani arabi, ma abbiamo anche più di 800.000 profughi dal resto dell'Iraq, perché l'ISIS, questo Stato islamico, ha occupato diverse città irachene, oltre a Mosul, che è appunto la terza città irachena per importanza, sia per la grandezza della città, sia perché anche è una città petrolifera. Dopo il Kirkuk è considerato uno dei più importanti. E quindi anche nel resto dell'Iraq l'ISIS, grazie ai uomini, ex uomini di Saddam Hussein, sono riusciti a occupare diverse città nell'area dei sunniti dell'Iraq. E lì, appunto, chi era contrario a questa occupazione da parte dei terroristi islamici sono stati appunto uccisi, e anche lì sono stati combattuti finché appunto si è arrivati appunto a una uccisione di massa di quelli che protestavano contro questo califfato e contro questo Stato islamico. E quindi adesso abbiamo più di 800.000 profughi, anche iracheni, nell'area del Kurdistan. La zona del Kurdistan iracheno è vero è una zona ricca, ma nello stesso tempo è una zona che a malapena riesce a sopravvivere con ricavati del petrolio e di quel poco che riescono appunto a mettere insieme dal ricavato appunto dell'agricoltura e così via. Perché Kurdistan iracheno per 70 anni è stata la zona di guerra e sotto bombardamento. Quindi amici che sono venuti con me diverse volte che siamo andati in Kurdistan, loro si ricordano come era. Perciò era stato raso al suolo, 4.000 villaggi sono stati rasi al suolo da Saddam Hussein. La popolazione era messa in ginocchio, povertà che era arrivato a livelli del non terzo mondo, ma a livello proprio dei paesi africani là in Kurdistan iracheno. In questi 20 anni della libertà del 92 arrivare ad oggi, i curdi fortunatamente sono riusciti a creare un'area dove non solo c'è la democrazia, ma fortunatamente c'è il benessere. E quindi qualcuno, l'altro giorno leggevo un articolo bellissimo di Gard Lerner, che era stato in Kurdistan a Derby, ha scritto un articolo, la consiglierei a leggerlo a tutti, o chi volesse magari gliela mandiamo anche per email, molto bello, dove lui appunto dice il mondo intero deve ringraziare i curdi, non solo perché non hanno avuto bisogno di noi, ma sono riusciti a autogovernarsi, a dimostrare al mondo intero che sono in grado di governarsi e di portare la democrazia in un'area dove manca veramente la parola, non sanno neanche cosa sia la democrazia. Non in più stanno difendendo il mondo intero da questi terroristi. E quindi questo mi rende orgoglioso del mio popolo e soprattutto delle donne curde che combattono a Kobane, in Kurdistan della Siria, dove da 3 mesi questo piccolo esercito eroi del Kurdistan siriano, che stanno combattendo insieme uomini e donne che
che stanno resistendo, sono già passati 3 mesi, stanno resistendo con armi obsoleti, armi vecchi, ma con la volontà ferrea che hanno, perché vogliono dimostrare al mondo intero che sono amanti della libertà e vogliono la democrazia a tutti i costi, perché sono stati loro il primo gruppo, queste donne, che hanno obbligato appunto la rivoluzione in Siria, intera rivoluzione siriana, tutta l'opposizione, di sottoscrivere appunto una piattaforma che venisse firmato da tutti quanti, che dopo Assad ci deve essere appunto una coalizione di tutti i partiti e di tutti i popoli che conformano il mosaico siriano, di governare insieme e portare la democrazia. Ma questo grazie proprio a questo gruppo delle donne, e che li abbiamo ricevuti qua anche al comune di Bologna, grazie anche all'Embi e alle Donne in Nero e tanti altri gruppi che hanno organizzato, siamo riusciti a portare queste bravissime combattenti qua, e che hanno un progetto non solo per portare la democrazia in Siria, ma vorrebbero rivoluzionare a livello mondiale proprio ciò che è la questione delle donne, che il femminismo degli anni 60-70 non è riuscito a completare. Loro vorrebbero portare avanti anche questo discorso a livello internazionale. Io mi fermerei qua, perché lascio parola ad Andrea, poi dopo se ci sono delle domande, così magari possiamo... Grazie. Grazie al dottor David Samad, che con la consueta passione ci ha fatto quasi vedere nella storia, no? la situazione, l'evolversi della situazione del popolo curdo. Io adesso lascerei la parola, 2 minuti, per un saluto al nostro ospite, che è il capogruppo in PD in quartiere. Prego. Sì. E poi passeremo la parola ad Andrea De Masi. Sono il capogruppo del quartiere San Vitale. Sono qui e porto i saluti del quartiere, in quanto questa è la sede dove noi ci riuniamo e portiamo avanti un po' tutte le attività del quartiere San Vitale, quindi è il cuore pulsante, insomma, del nostro quartiere. Noi siamo felicissimi di avervi qua questa sera. Io sapevo dell'iniziativa, infatti porto i saluti anche della Presidente, di tutto il quartiere, e ci auguriamo che questo sia, come dire, l'inizio di una collaborazione, perché i temi sono temi attualissimi, importantissimi, e vanno discussi in maniera molto molto attenta. Noi quasi un mese fa abbiamo affrontato questo discorso. Anche nel nostro piccolo come quartiere ci tenevamo, insomma, a sottolineare come il tema dell'ISIS, del terrorismo, sia una cosa molto attuale. L'indifferenza a noi non piace. Abbiamo approvato un ordine del giorno qui di condanna a ogni forma di terrorismo e massima solidarietà a tutti i popoli, uomini e donne, che subiscono tutti i giorni violenza. Ecco, questa è la nostra posizione di questo quartiere. Ci tengo a dirlo perché vorremmo che questa diventi, come dire, anche non solo un'occasione, ma un percorso da fare con tutti voi. San Vitale ospita una grande comunità di stranieri, benissimo integrati. Con loro abbiamo tantissimi rapporti, con altre anche comunità. E questa è la prima delle occasioni, se non ricordo male, che ci vediamo qui. E quindi mi auguro che ci siano altri momenti di confronto, magari allargato anche ad altri cittadini, giusto per capire e approfondire meglio questi temi che, ripeto, per noi sono veramente importanti e vanno anche, come dire, discussi in maniera molto, molto aperta, tranquilla, e soprattutto la verità. Perché poi spesso i giornali o qualche forza politica, permettetemi di dirmelo, su questi argomenti ne fa cavalli di battaglie che non fanno bene a nessuno. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata e di vederci presto. Grazie ancora. Bene, ora la parola a Andrea De Maria, onorevole De Maria, che ci racconta un po' anche come mai si è iniziato a interessare del problema del popolo curdo qualche anno fa.
Sì, buonasera a tutti. Intanto, insomma, io voglio complimentarvi molto per l'iniziativa, col quartiere che ci ospita. Adesso Giuseppe Muscarnera diceva una cosa molto giusta, insomma, è da questa che vorrei partire, pensando, insomma, alla mia esperienza personale. Storicamente questa città, anche per il peso che la sinistra ha sempre avuto nella storia di Bologna, aveva fatto della solidarietà internazionale e anche della conoscenza di quello che accadeva nel mondo uno dei suoi tratti di identità. E insomma, noi veniamo anche da una tradizione appunto politica, culturale, per cui anche l'impegno in questi territori stava dentro una visione più complessiva di quello che succedeva nel mondo intorno a noi. E questo è un elemento che secondo me è molto grave se si è perso, nel senso che obiettivamente non da tanto tempo, perché fino ai primi anni 2000 questo elemento ancora ci caratterizzava moltissimo. Oggi forse anche per la drammaticità della crisi economica e sociale che colpisce anche l'Italia, questa capacità di fare i conti col mondo in cui viviamo in realtà tutti i giorni è venuta per molti versi meno. Io penso che questo fatto ci abbia indebolito moltissimo, perché poi è vero una cosa che diceva Antonio, cioè in realtà quello di cui si parla sta accadendo alla porta dell'Italia, e anche solo, diciamo, in una logica di interesse nazionale e di possibili pericoli per la sicurezza nazionale, si tratta di temi di cui dovremmo parlare tutti i giorni, ecco, che dovrebbero essere al centro di una riflessione. E invece appunto lo sono molto meno, e questo dà molto un merito particolare a chi ha promosso anche questa iniziativa. Io adesso non da tanto, insomma, in segreteria nazionale del Partito Democratico mi devo occupare di formazione politica, e proprio stamattina abbiamo impostato un seminario che dovremmo fare a fine gennaio, proprio di approfondimento per i nostri quadri, i nostri dirigenti, anche i nostri parlamentari, anche proprio di conoscenza, insomma, su quello che sta accadendo nel Medio Oriente. Per esempio, dell'intervento bellissimo di David che è stato appena fatto, mi è piaciuto molto questa capacità di intrecciare la storia col presente. Ecco, infatti tu sei un grande oratore, quindi l'hai fatto, diciamo, no, un po' incrociando in vari momenti quello che è la storia che ci ha portato fin qui e quello che è, appunto, è la fase presente che stiamo vivendo, che è di grande drammaticità, di grande criticità. Anche credo appunto con un popolo italiano che forse non ha presente fino in fondo i pericoli che il nostro paese corre per quello che sta accadendo in Medio Oriente, che invece dovremmo avere appunto presenti fino in fondo. E detto questo, io sono in rapporto col popolo curdo e con l'amicizia con Davide, una parte dell'amicizia molto stretta che mi lega ad Antonio Mumolo, perché lui giustamente quando presiede l'associazione mette in campo una parte delle sue molteplici attività, però per me è anche l'occasione di fargli i complimenti, perché è stato in modo assolutamente opportuno rieletto in consiglio regionale, quindi continuerà un ottimo lavoro che sta facendo come consigliere dell'Emilia Romagna. Cioè, è nata quando ero sindaco di Marzabotto. Il comune di Marzabotto, nella sua, diciamo, particolare attenzione ai temi della solidarietà internazionale, aveva sviluppato, da prima che diventassi sindaco, un'iniziativa specifica di solidarietà col popolo curdo, grazie in particolare al lavoro di Dante Cruicchi, che è scomparso da poco, che è un sindaco storico, diciamo, di Marzabotto. C'è una scuola intitolata Marzabotto da Laccia, che è la città, come credo insomma, molti di voi sappiano, che è stata distrutta da Saddam Hussein e bombardata coi gas, sono stati quasi 5.000 morti. In una fraternità che è nata tra la comunità di Marzabotto, come sapete, ha avuto 1.800 morti durante la seconda guerra mondiale per l'eccidio compiuto dai nazifascisti, appunto, e quello che è accaduto da Labge in generale al popolo curdo. Peraltro quell'iniziativa fu costruita insieme alla Camera del Lavoro di Bologna, poi Luciano la conosce benissimo perché insomma, è stato molto più di me, insomma, un grande protagonista. E quindi è nata in quell'occasione, questo insomma è nato un sodalizio, un'amicizia, che un legame anche personale, insomma, prima di tutto politico, che non è mai venuto meno. Io penso, ecco, poi questo, insomma, voglio aggiungere al quadro molto bello, che molto importante, che ha fatto Davide, alcune considerazioni. La prima è questa. Io penso che noi dobbiamo tornare anche a un rapporto con i temi della politica estera che si riferisca ad alcuni grandi valori di riferimento.
perché l'impegno, diciamo, di solidarietà col popolo curdo è prima di tutto una battaglia giusta, perché è una battaglia che promuove il principio dell'autodeterminazione dei popoli, è una battaglia per la democrazia, è stato spiegato benissimo, è una battaglia per sostenere principi di laicità e tolleranza, ed è una battaglia di difesa dei diritti umani. In modo diverso, il popolo curdo subisce persecuzioni drammatiche da tanto tempo, è stato spiegato cosa è successo nell'Iraq di Saddam Hussein, è stato ricordato cosa sta facendo l'ISIS, ma per esempio Amnesty International testimonia regolarmente gravissime violazioni dei diritti umani in Turchia, attualmente, non solo, diciamo, nella storia che ci ha portato fino qui. E d'altra parte il fatto di avere alcuni grandi valori di riferimento in realtà può aiutare molto più di quanto può sembrare in modo superficiale la politica dell'Occidente a non compiere errori drammatici, perché quando invece si è seguito, diciamo, una logica di realpolitik, in realtà si sono fatti degli errori straordinariamente gravi. Ora, qui si è spiegato benissimo come i drammi del Medio Oriente di oggi nascono da scelte fatte dalle potenze coloniali dopo la vittoria della Prima Guerra Mondiale e nei trattati fatti appunto durante la Prima Guerra Mondiale. Anche le radici del conflitto fra Israele e Palestina in qualche modo sono lì, ma se appunto si ragiona della fase più recente, l'Occidente ha finanziato, armato e sostenuto Saddam Hussein per moltissimo tempo, quando lo riteneva un alleato utile a combattere l'Iran comunista, e poi la storia successiva è stata quella che sappiamo benissimo. Si sa che il fondamentalista islamico è stato finanziato, sostenuto dalla CIA per tramite fondamentalmente dei servizi segreti pakistani, quando si pensava che, quando era funzionale alle dinamiche della guerra fredda, combattere l'invasione sovietica in Afghanistan, e poi il terrorismo islamico si è visto dove è andato a finire, Al-Qaeda e tutto quello che appunto sappiamo benissimo. Io penso che un errore analogo per tanti versi si stia facendo con la Turchia, cioè non si sta vincolando il processo in modo sufficientemente forte e determinato, il processo di ingresso della Turchia nell'Unione Europea, principi di democrazia in quel paese. E la Turchia sta avendo una deriva con tratti autoritari abbastanza evidente, lo dicono le repressioni non solo contro i curdi, ma contro le dimostrazioni democratiche, per esempio, che sono state in atto in tante città turche. Peraltro il PKK, cioè il partito che storicamente organizza i curdi della Turchia, ha nell'ultima fase anche cambiato la sua posizione politica e sostanzialmente sta chiedendo, l'abbiamo fatto anche recentemente un'iniziativa con loro a Roma, sta chiedendo sostanzialmente il riconoscimento di uno statuto di autonomia, ecco. Certo. E quindi, e malgrado questo, le repressioni sono attualmente molto serie, molto gravi, e quindi in realtà la realpolitik, l'idea che alla fine si va d'accordo anche con i dittatori o con derive autoritarie perché è nell'interesse, diciamo, della nostra politica estera, poi alla prova dei fatti nel tempo ha dimostrato di essere un'idea straordinariamente fallimentare, ecco. E quindi la battaglia, diciamo, per i diritti del popolo curdo, per la sua autodeterminazione, è una battaglia giusta sul piano dei principi, ma che credo dimostri anche che facendo le battaglie giuste poi si fa anche più che forse facendo le scelte che sembrano più comode, l'interesse anche della sicurezza dell'Occidente e anche dell'Italia. Ora, noi siamo davanti a questo fenomeno dell'ISIS, che è un fenomeno, insomma, che ha le caratteristiche che sono state spiegate molto bene qui. Il governo e il Parlamento italiano hanno deciso di appoggiare il popolo curdo e appoggiarlo anche dal punto di vista del sostegno proprio militare, insomma, che l'Italia in un modo minore che altri paesi. Anche qui io voglio dire come la penso, forse tanti qui non la pensano nello stesso modo, però l'ISIS è come i nazisti, e non è che li si ferma con le manifestazioni di piazza, li si ferma anche con un'azione di contrasto armato, e penso che
di fronte a un movimento di questo tipo, e so che penso che qualcuno qui non lo, con questo mio discorso non so quanto lo può condividere, però mi piace farlo per come la penso, insomma. E penso che di fronte a fenomeni come questi, che hanno queste caratteristiche, si agisce con tutti, diciamo, gli strumenti, i mezzi necessari di contrasto, certamente anche con la capacità di interrogarsi anche delle responsabilità dell'Occidente perché si è arrivato fin qui, appunto, per esempio nel sostegno dei regimi dittatoriali, e quindi nel fatto che in assenza di alternative democratiche alla crisi di quei regimi dittatoriali non sono arrivate quelle che sembravano appunto le primavere arabe di democrazia, anche se sono esempi molto interessanti, per esempio l'esempio tunisino è di grande interesse, però non sono arrivate una stagione di democrazia, ma appunto sono in campo movimenti terroristici che hanno le caratteristiche che sono state dette qui. Però i curdi questi movimenti li stanno combattendo militarmente, non è che questo è quello che sta accadendo, insomma. E l'Occidente sta sostenendo anche militarmente, diciamo, l'azione armata dei curdi, in difesa prima di tutto della loro vita, ma in questo momento è un'azione che difende anche noi. Quello che io credo ci dobbiamo dire adesso è che noi abbiamo il dovere, questo impegno così gravoso in vite umane dei curdi, poi di riconoscerlo anche dopo. Cioè, quello che secondo me soprattutto non deve capitare, certo, è che adesso i curdi servono a fermare l'ISIS, e poi però una volta che l'ISIS fosse fermato il problema curdo è risolto. No, cioè, in realtà, diciamo, in quella terra, nel Medio Oriente, ci sono delle ferite aperte che, se non vengono risolte, saranno sempre più foriere di nuove guerre, di nuovi drammi, e ci cascheranno in casa anche a noi. Una di queste è sicuramente appunto il problema del popolo curdo, un altro è il fatto che il popolo di Palestina deve avere il diritto di vivere nel proprio Stato, garantendo nello stesso tempo la sicurezza di Israele, ma garantendo al popolo palestinese di poter vivere in un proprio Stato indipendente. Fra l'altro, il fatto di non anche nel popolo palestinese la crescita di elementi di estremismo islamico è anche la prova della disperazione di un popolo che non ha trovato in un percorso di trattative di pace e nelle guide più laiche e più in parte democratiche, diciamo, perché anche qui bisogna vedere le cose per quello che sono veramente, in parte democratiche, la possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto all'autodeterminazione. E quindi in quei paesi c'è il tema di, nel Medio Oriente c'è il tema di come si affrontano le ferite e i conflitti aperti, proprio per costruire una prospettiva di stabilità e di pace. Poi ci dobbiamo interrogare su quello che sono le nostre società, perché anche di questo si interroga pochissimo, cioè il fatto che immigrati di seconda e terza generazione scelgano la strada dell'estremismo islamico fino a diventare direttamente protagonisti andando in Medio Oriente di azioni di violenza terribili, è un fatto che deve interrogare moltissimo le società occidentali, e anche interrogarci sul fatto che le politiche di accoglienza e di integrazione finora sono entrate tutte in una crisi molto seria. Anche modelli molto diversi di paesi che hanno affrontato questi fenomeni prima di noi. Sostanzialmente i modelli sono uno francese, che è più di assimilazione, diciamo, alla cultura storica di quel paese, e uno più anglosassone, che invece è un modello, diciamo, che riconosce l'autonomia delle varie comunità. Però entrambi i modelli stanno dimostrando di funzionare pochissimo, insomma. E devo dire che su questo nessuna ha delle risposte semplici, perché sei di fronte a fenomeni veramente, probabilmente anche imprevisti fino a poco tempo fa, e di grandissimo rilievo. E che anche questi, secondo me, insomma, richiedono una riflessione, richiedono di essere messi in campo come priorità, richiedono anche, diciamo, la costruzione di politiche efficaci. Anche qui, evidentemente, in società appunto attraversate la crisi come lo sono le nostre, e dove alla fine l'unico valore che troppe volte viene comunicato è il profitto, la ricchezza, l'arricchimento individuale, ci sono persone che hanno scelto poi alla fine quella strada lì, insomma.
Quindi io penso sostanzialmente questo, insomma, noi facciamo benissimo a costruire intanto momenti di approfondimento e di conoscenza, e però bene quando sono momenti come questi, cioè sono momenti anche di mobilitazione, dove facciamo sentire da qui il sostegno al popolo curdo, alla sua lotta. Per quanto mi riguarda, io ritengo giusta la scelta del governo e del Parlamento italiano di sostenere in questo momento il popolo curdo anche nell'azione militare. Penso che se si lavora per l'autodeterminazione del popolo curdo e per i suoi diritti, lo si deve fare a 360 gradi, e quindi per esempio lo si deve fare anche con un'azione diplomatica molto forte nei confronti della Turchia, e che appunto quello che i curdi stanno facendo oggi a difesa della democrazia non ce lo dobbiamo scordare domani, ecco. Cioè le mobilitazioni dal basso secondo me devono servire anche a questo, cioè a costruire appunto, diciamo, a finalmente avere una politica dell'Occidente in quella terra che affronti i problemi e che sia ispirata ai valori che dovrebbero ispirarla sempre, che sono, per quanto riguarda noi, i valori della nostra carta costituzionale, e da qui torno a Mezzobotto, insomma sono quei valori che sono nati proprio dal sacrificio di sangue che abbiamo pagato in Italia, insomma, alle dittature, alla guerra e all'autoritarismo, al nazismo, al fascismo. Grazie. Bene, a questo punto, se ci sono delle domande, richieste, prego. Visto qualcuno alzava la mano, no. Se curiosità, insomma, rispetto all'attività della nostra associazione, all'attività che svolge Davide Samadden, e anche, insomma, rispetto alla situazione attuale a Kobane. Non so, forse Vittorio Tempellini vuole dirci qualcosa? Ti ho beccato. Era nascosto dietro la telecamera. No, non c'è bisogno. Cioè, secondo me, io farei una domanda a Davide, no? Cioè, Davide, secondo me, cioè, molti pensano questo, ma come sono i rapporti? Perché noi vediamo una frattura fra curdi e turchi e curdi iracheni. Cioè, e qual è la prospettiva? Perché è molto importante, perché quando ci rapportiamo con i curdi turchi, vedono i curdi iracheni come i fratelli privilegiati che forse possono raggiungere un certo obiettivo, no? E quindi tu lo sai, i rapporti non sono, almeno qui in Italia, molte volte non sono eccezionali. Qual è secondo te la prospettiva di questo discorso, che è molto importante? Sì, grazie per l'intervento di Andrea, che è stato a mio avviso non solo bello ma concreto, in quanto spesso i politici dicono quello che non pensano o dicono contrario a quello che fanno, però Andrea, penso, nei fatti ha dimostrato sempre, da quando lo conosco, di sostenere la causa del popolo curdo, finché è arrivato appunto in questo momento a dire l'autodeterminazione per il popolo curdo, come del resto per il popolo palestinese e per tutti i popoli oppressi. La ringrazio e spero che diventi veramente un portavoce per il popolo curdo nel Parlamento italiano. Per quanto riguarda la domanda che ha fatto Vittorio, è vero, fino ad oggi c'è stato un dualismo tra non tanto i curdi iracheni e quello turco, in quanto proprio la strategia in cui si trovano le due parti del Kurdistan, come del resto anche a livello dialettale, ha fatto sì che nascessero due dialetti fondamentali, il Sorani e Kurmanji. I curdi in Iraq parlano Sorani e i curdi in Turchia parlano Kurmanji. E che non ci capivamo fino a poco tempo fa, sembrava che non ci capissimo. Ho portato questo esempio anche in altri dibattiti. Quando arrivai in Italia nel 72, incontrai un ragazzo giordano a Perugia, io studiavo a Perugia, parlando dissi che ero un curdo, dice: ehi, ma tu devi andare a Parma. Dico: perché? Dice: Parma è pieno di curdi.
come mai la Parma è piena di curdi? Allora dico, ma tu li conosci? Dice, sì, conosco. Dico, quando ci vai gentilmente, se mi porti l'indirizzo di uno o due di questi. E tornò, mi portò due indirizzi di questi ragazzi. E allora gli scrissi una lettera dicendo che io sono curdo iracheno, che venivo dal Kurdistan e avevo piacere di conoscerli. E ci diedimo appunto l'appuntamento a Parma in un bar, non a casa loro, perché allora era pericoloso incontrarsi con persone sconosciute, perché Saddam Hussein mandava i sicari all'estero ad ammazzare proprio i dirigenti dei curdi, come è successo. La Turchia ammazzava i curdi all'estero, Iran ammazzava i curdi all'estero, quindi per dire, se dovessimo fare un elenco, ci sono decine e decine dei capi curdi morti in Occidente. Cioè il segretario del Partito Democratico del Kurdistan iraniano è stato ucciso in un ristorante davanti un gruppo dei rappresentanti del governo iraniano, e sono stati proprio accusati, stesso governo iraniano, che l'hanno ammazzato dentro questo ristorante mentre erano lì che stavano dialogando per portare la pace in Iran. Il segretario del Partito Democratico del Kurdistan, che era un professore universitario a Losanna, è stato fortunatamente non è morto, ma ha subito un grave danno cerebrale, perché l'hanno sparato anche lui in pieno centro di Losanna, e sono stati accusati due sicari dell'ambasciata irachena. E quindi posso fare un elenco di così e via. E allora ci diedimo l'appuntamento in un bar di Parma e ci presentammo là, io e altri due amici curdi del Kurdistan. Eravamo in quattro arrivati a Perugia e loro erano in quattro a Parma. Invece questo ragazzo mi disse, è pieno Parma di curdi. Questi erano curdi siriani, questi quattro. E allora quando ci siamo messi a parlare non riuscivamo a capirci, perché appunto si erano sviluppati, cioè i nostri nemici erano riusciti a dividerci al modo tale che non riuscissimo a parlare anche tra di noi. E allora con lo sforzo parlavamo in arabo, perché in Siria e in Iraq i curdi dovevano studiare in arabo a scuola, perché era vietato studiare in curdo, mentre in Turchia erano obbligati ad imparare il turco e studiare il turco, e in Iran erano obbligati a studiare in lingua farsi o persiana. E in arabo parlavamo. Quando dopo incontravamo qualche arabo che veniva, allora dovevamo parlare in curdo e non ci capivamo. Tra di noi parlavamo in curdo per far vedere che eravamo uniti tra di noi e avevamo la stessa lingua, ma in realtà non capivamo un accidente. Quando superavamo questo gruppo dei arabi, allora tornavamo a parlare in arabo anche noi. Perché sono arrivato a portare questo esempio? Perché proprio la divisione già linguistica ha creato appunto anche questa difficoltà di avere una unità tra i curdi iracheni con quelli turchi o con quelli iraniani e così via, e per questo si è creato anche un dualismo a livello della gerarchia. Quindi i curdi iracheni, fortunatamente, nella Costituzione irachena, nonostante la dittatura in Iraq, era riconosciuto l'esistenza del popolo curdo, ma non avevamo il diritto di studiare in curdo, però avevamo libri, giornali in curdo, ma parlavano di Saddam Hussein ma in curdo. Cioè, quindi i libri parlava della storia del popolo arabo e delle sue invasioni a livello mondiale, ma non la storia del popolo curdo. Perciò potevamo imparare in curdo la storia dei arabi o la storia dei persiani e così via. Quindi cosa è successo? I curdi in Iraq sono riusciti ad avere una cultura a livello linguistico che li ha contraddistinti delle altre parti del Kurdistan, in quanto dove non potevano crescere a livello culturale, a livello linguistico.
e questo ha fatto sì che il Kurdistan iracheno si formasse una, un gruppo oppure una società culturata, diciamo, della storia del popolo curdo, che aveva una conoscenza maggiore della sua storia e così via. Anche se era vietato, però in qualche modo di nascosto si riusciva a, a informarsi, e questo ha portato alla nascita di diversi partiti in Kurdistan iracheno, dal Partito Democratico del Kurdistan, arrivare al Partito Comunista del Kurdistan, al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, finché arrivato negli anni 70, negli anni 60 ha cominciato a condurre una rivoluzione, dove questa rivoluzione ha captato l'attenzione di tutti i curdi da tutte le parti del Kurdistan. Invece in Turchia purtroppo era sottomesso, come del resto anche in Kurdistan iracheno, la maggior parte dell'area del Kurdistan turco era sotto l'assedio dell'esercito turco, dove era vietato neanche dire che esiste il popolo curdo, perché sulle montagne del Kurdistan turco era scritto: il turco è bello, questo è il paese dei turchi, cioè quindi proprio per negare l'esistenza del popolo curdo. E quindi cosa ha fatto questo? Ha fatto sì che i curdi si vergognavano a far insegnare ai bambini la lingua madre, e quindi si vergognavano in famiglia a parlare in curdo, perché appunto il governo e il regime militare della in Turchia vietava, non solo non incitava i curdi ad imparare la propria o conservare la propria, ma di farsi sentire inferiori se parlavano in curdo. E quindi anche questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che non crescesse in Kurdistan turco una coscienza politica pro-curdo. E allora cosa succede? Succede che ci troviamo solo negli anni 80-90, alla fine degli 80 e 90, la nascita appunto di un gruppo col nome del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, fondato dal Abdullah Öcalan, che appunto lui era allora un studente che faceva, studiava la giurisprudenza ad Istanbul. E quindi da lì comincia la storia del popolo curdo, diciamo, a livello di prendere coscienza della loro situazione, di non vergognarsi di farsi chiamare curdi e di appartenere a un, a un altro, di avere un'altra lingua, di avere un altro costume, di avere un altro uso completamente diverso di quello turco o di quello arabo. E questo appunto ha portato a che cosa? Ha portato da un lato i curdi della Turchia, Öcalan è riuscito a farsi rinascere, a farsi vivere di nuovo, mentre i curdi in Iraq questo era già avvenuto da decenni di anni. E quindi per questo anche i due movimenti quasi erano distaccati, ma grazie a questa guerra attuale dell'ISIS ha unificato anche il mondo del popolo curdo. Quindi adesso i curdi stanno lottando insieme, perché i peshmerga del Kurdistan iracheno sono andati a Kobani a aiutare i curdi del Kurdistan siriano insieme ai combattenti del PKK. Quindi adesso siamo dentro la stessa trincea, perché anche questa divisione che si era creata grazie appunto sempre ai nemici del popolo curdo, quindi grazie ai confini che avevano tracciato appunto
i paesi colonialisti quando hanno diviso il Kurdistan, ma fortunatamente questi confini stanno cadendo davanti alla la volontà del popolo curdo. E io sono ottimista per il futuro. Non dico che nascerà uno Stato curdo, grande Kurdistan che si unificherà, può darsi, nel futuro questo è il sogno di ogni curdo, cioè perché qualcuno mi accusa di essere razzista, di essere nazionalista, ma penso questo nel intimo di ognuno di noi, di essere nazionalista quando occorre, perché contro il nazifascismo cosa è stato fatto? Si è diventati italiani, destra e sinistra combattevano contro il nazifascismo. E quello che avviene in Kurdistan in questo momento, perché è una noi ci consideriamo la nostra terra è stato colonializzato e tuttora è colonializzato la nostra terra, non più degli inglesi, dei francesi, ma dei turchi, dei arabi e dei persiani. E quindi è giusto, se deve nascere uno Stato curdo indipendente, nessuno deve urlare e dire questo è razzismo oppure questo nazionalismo. Non è nazionalismo, ma è un diritto di ogni popolo. L'autodeterminazione è concesso a tutti i popoli tranne al popolo curdo, come quando si è dato il diritto a tutti i popoli del mondo di avere un partito comunista tranne il popolo curdo. Il popolo curdo non poteva avere un partito comunista a se stesso, ma noi dovevamo essere comunisti dentro il partito comunista iracheno, comunisti dentro il partito comunista Today in Iran, comunisti dentro il partito comunista della Turchia e della Siria, ma un partito curdo comunista no, era vietato. Da chi? Dalla Russia, dove invece hanno detto l'autodeterminazione a tutti i popoli, ma non al popolo curdo. Quindi non ripetiamo per l'ennesima volta questo errore: se il popolo curdo vuole l'autodeterminazione, glielo lasciamo che abbia il diritto di decidere da solo, come adesso in Kurdistan iracheno, nonostante che ci sia questa area libera, questa area che si autogoverna, in pratica autonoma al 100% dal governo centrale di Baghdad, ma nello stesso tempo ha deciso di rimanere dentro l'Iraq, ma in un Iraq confederato insieme al resto del popolo iracheno. Ma l'abbiamo deciso unilateralmente, è stata una nostra scelta, ma non deve essere avvenire da altri di dire no, voi dovete rimanere con i iracheni o rimanere con i turchi o rimanere con gli iraniani o siriani, ma dobbiamo essere noi di dire se vogliamo rimanere o vogliamo uno Stato indipendente. E questo a cui il popolo curdo vuole appunto la sua solidarietà, che sia anche questa, che non sia solamente un aiuto umanitario, un aiuto momentaneo, perché in questo momento abbiamo bisogno dell'ISIS, di combattere ISIS, allora aiutiamo i curdi, poi dopo li dimentichiamo, come diceva Andrea. No, la questione curda deve essere determinata, seguita come del resto quello palestinese e quello di tanti altri popoli. Grazie Davide. Grazie Davide, vorrei dire che anche a Bologna abbiamo provato a far riunire le varie comunità curde in Italia e abbiamo organizzato per molti anni la festa del Newroz, come associazione Bologna Kurdistan. Il Newroz è il capodanno curdo, e il giorno del Newroz è il 21 di marzo, il primo giorno di primavera, e per diversi anni abbiamo organizzato queste feste invitando ovviamente tutte le comunità curde anche in situazioni difficili. Voi ricordate che ci sono stati anni in cui il PKK era considerato uno dei principali, una delle principali organizzazioni terroriste nel mondo. E c'erano in Italia ovviamente esponenti del PKK, esponenti dell'ufficio informazioni di quel partito, che noi invitavamo regolarmente
nelle nostre feste, discutendo anche, rispetto alle loro posizioni, con discussioni che però sono sempre state discussioni che noi abbiamo inteso fare con l'idea che il popolo curdo è un solo popolo e se lotta dovrebbe lottare insieme per arrivare magari prima con l'autonomia all'autodeterminazione e poi magari, almeno questo è il sogno ovviamente di questo popolo, all'indipendenza. Sono assolutamente d'accordo con Andrea De Maria su questo punto. Quando si parla di altri stati che vorrebbero diventare stati facenti parte dell'Unione Europea, noi dovremmo considerare che non esistono solamente gli indicatori economici e che l'entrata di uno Stato nell'Unione Europea non si valuta solamente dal punto di vista economico. Esistono anche degli indicatori di democrazia e dovremmo anche ricordarci rispetto alla Turchia che non è passato tanto tempo da quando una deputata del Parlamento turco, una deputata curda eletta regolarmente nel Parlamento turco, che si chiama Leyla Zana, al momento dell'insediamento ha fatto un discorso in curdo, deputata in un Parlamento, ha fatto un discorso in curdo, dicendo in curdo semplicemente che i turchi e i curdi sono fratelli, che vivono nello stesso territorio e devono imparare a vivere in pace, non devono farsi la guerra. Non credo che abbia neanche finito di parlare, perché fu prelevata mentre era deputato nel Parlamento e fu imprigionata. E non è passato tanto tempo da quando è successo questo. Quindi sulla Turchia forse un ragionamento, una riflessione su quello che ancora accade. Certamente non è più come 15 anni fa in Turchia, certamente c'è stata un'evoluzione, certamente non ci sono più quelle restrizioni terribili che c'erano fino a 15 anni fa, però il tema del popolo curdo ancora esiste. Finché non si risolve, credo sarà molto difficile che l'Europa accetti questo Stato come Stato facente parte dell'Unione Europea, almeno secondo me non lo dovrebbe accettare, finché non si risolve questo problema. E l'ultima cosa che volevo dirvi è la good news, è che tutto ciò che avete sentito dalle labbra, dalla voce di Davide Samadden, fa parte di un libro che Davide Samadden ha scritto, che io ho letto e che speriamo di pubblicare a breve, dove insomma è raccontato forse qualcosina in più diciamo di quello che vi ha detto, un libro relativo alla sua storia, alla storia della sua famiglia, a quello che è vissuto in Kurdistan e fuori dal Kurdistan, ma soprattutto è la storia di un popolo come dire, raccontata da chi è stato uno dei protagonisti, insomma, chi ha vissuto per molti anni, da quando è nato insomma ad oggi, questa vicenda. E, volevo chiedervi a questo punto se c'è qualche altro intervento, se ci sono delle domande, curiosità. Volevo fare una domanda io, ma in modo pragmatico, cosa possiamo fare? Nel senso che, tipo, per esempio, con EU Wake Up, io so, l'ho sostenuta molto insieme a Silvia Costa, eccetera, a fare una campagna per intervenire, poi dopo si sono mosse qualcosa, ma poi non sappiamo più che cosa può fare una persona qua in Italia. Cioè, può chiedere ai propri, può chiedersi ai deputati di insistere, può chiedere a Federica Mogherini di intervenire, può mandare delle, cioè, cosa può fare? Mandare dei soldi, diciamo, tipo adotta la guerriera curda, non so, mi chiedo cosa possiamo fare in modo pratico. Cioè. E vorrei raccogliere due o tre domande, prima poi magari chiedere ad Andrea De Maria, che tra l'altro è uno degli ospiti fissi alle nostre feste del Newroz. Prego. Allora, il discorso di stasera a me sembra che ci sia stato un grande assente, la Siria e la questione della guerra che c'è stata in Siria, che è stata abbastanza dimenticata. Ora, considerato che un po' tutti gli stati in cui i curdi sono distribuiti sono abbastanza ostili al riconoscimento di un Kurdistan, come la Turchia, come l'Iraq, come l'Iran, direi che nessuno è particolarmente favorevole, come è stato ricordato. Vorrei chiedere, considerato che Bashar padre e Assad padre e Assad figlio sono stati entrambi abbastanza favorevoli e hanno abbastanza protetto gli interessi curdi sia prima del 2000 sia dopo il 2000, dando una certa autonomia ai curdi siriani.
Nell'ottica futura e realistica di ricostruzione di uno stato curdo, come si vede il territorio siriano? C'è una qualche idea che questo possa essere più favorevole, un terreno più favorevole di altri, o si punta alla ricostruzione del Kurdistan come era prima della divisione? C'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora, io darei la parola velocemente a David e Samadel per provare a rispondere a queste due domande abbastanza puntuali, e poi magari per le conclusioni ad Andrea, che magari può provare anche lui, insomma, fare una riflessione sulle sollecitazioni che ci sono arrivate. Ok, grazie. Allora, per quanto riguarda cosa si può fare, ognuno già sul suo posto di lavoro può fare molto, insieme ai suoi amici, colleghi, possono fare anche formare delle associazioni pro un popolo o l'altro, altrimenti ci sono già delle associazioni dove uno può iscriversi a far parte di queste associazioni. Si possono raccogliere dei fondi, portarli laggiù in persona, cioè se si forma un gruppo, un'associazione, un'organizzazione, possono, come abbiamo fatto noi l'associazione Bologna Kurdistan l'abbiamo iniziato, eravamo in 4-5, poi si è allargato, sono arrivati tanti amici e persone dentro, siamo partiti in 4-5, portavamo noi gli aiuti. Siamo andati giù, io, Luciano, Vittorio, portavamo i soldi in tasca proprio, andavamo lì, radunavamo questi bambini nelle scuole e cominciavamo a distribuire questi soldi famiglia per famiglia, bambino per bambino. E quindi uno magari è bravo, non so, in qualsiasi attività lavorativa suo, può andare laggiù a portare le conoscenze del lavoro suo che sa fare, è bravo sul computer, è bravo, vedo che lei sta maneggiando appunto la telecamera, può diventare un reporter, andare veramente di persona lì a fare un reportage, portarlo qua, organizziamo serate a farlo vedere, come hanno fatto tanti reporter e friends che sono andati laggiù anche da soli, veramente in mezzo ai guerriglieri, in mezzo ai combattenti. Uno non vuole rischiare andare là, va in Kurdistan iracheno, va in Kurdistan turco. Ogni anno in Kurdistan della Turchia si organizza la festa di Nevros, il capodanno curdo, dove ci sono 1 milione di partecipanti a questa festa, nonostante divieto del governo turco. E quindi organizzano appunto tutti gli anni dei osservatori, sia va appunto lì, Luciano Nadalini ha fatto un bellissimo libro, e lì il libro presente e una parte dei ricavati va appunto all'associazione Bologna Kurdistan, e quindi lui è venuto di persona, essendo un fotografo è riuscito a fare tante bellissime foto e poi l'ha pubblicato. Quindi non vuol rischiare andare lì nella zona di guerra, va in Turchia insieme a osservatori tutti gli anni, amici del Wiki, l'ufficio informazione che fa parte del gruppo dei curdi della Turchia, quindi sono appartenenti al PKK. Loro organizzano e chiedono degli osservatori che vadano là, da un lato perché la festa di Nevros si organizza in tutte le città, perciò mandano questi osservatori in queste città in modo di osservare che non vengono fatti appunto delle violenze nei confronti dei festeggianti, nei confronti dei curdi. E quindi questi osservatori tornano, fanno dei rapporti a livello governativo, a livello delle associazioni e così via, vanno in Kurdistan iracheno in mezzo alla gente, vanno nei campi dei profughi
perché non dimentichiamo, in Kurdistan iracheno sono più di 10 anni, ci sono 2 campi dei profughi del Kurdistan turco, sono enormi, sono proprio 2 città che sono stati sfollati, interi città, interi villaggi del Kurdistan turco sono scappati là perché appunto la loro città veniva tutti i giorni bombardato dall'esercito e dall'aviazione turca, e tuttora l'aviazione turca tutti i giorni bombarda in quelle aree lì, una volta perché ci sono contrabbandisti, una volta perché ci sono i partigiani del PKK, una volta con la scusa vengono bombardati tutti i giorni delle città. Basta andare lì a fare come ha fatto Fresullo, che quando andò in Kurdistan a partecipare a questa festa, tornato qua, ha pubblicato diversi rapporti, dei libri ha scritto sulla questione kurda. Tornando sulla domanda che faceva la signorina o la signora, è vero, stasera è stato assente in qualche modo la guerra, ho accennato purtroppo dicendo che questa maledetta guerra ha ucciso più di 200.000 persone e più di 3.000 milioni di profughi che sono scappati nei paesi limitrofi. Del resto la guerra la raccontano tutti i giorni i mass media, i giornali, la TV, non è che è stato assente perché è stata una cosa scelta da parte mia o da parte dei presenti qua, è perché forse la parte in questo momento è più discussa, diciamo, della questione. Per quanto riguarda i due Assad, padre e figlio, che abbiano aiutato curdi, questo non mi risulta, perché lei mi parla dell'autonomia dei curdi in Siria, ahimè non è vero nulla, perché basta dire Assad padre è stato il cofautore del famigerato la cintura araba. La cintura araba prevedeva quello di evacuare i villaggi sul confine iracheno e turco per la lunghezza di tutto il perimetro di circa più di 40-50 km in profondità. Ha spostato tutti i villaggi, proprio è stato Hafez Assad il padre, ha portato via interi villaggi, al loro posto ha messo dei tribù arabe. E quindi è per questo vediamo adesso nelle zone, come è successo a Kirkuk, la città petrolifera irachena dove sono nato e cresciuto io, negli anni fino all'ultimo censimento del 56 in Iraq, Kirkuk risultava 95% curdo, censimento fatto dal governo iracheno, non dei curdi. Nel 1956 il 95% della città petrolifera irachena Kirkuk era 95% curdi. Attualmente a malapena arriva a 45%, grazie all'arabizzazione sistematica che è stato fatto da Saddam Hussein e prima di Saddam Hussein dei altri dittatori. E la stessa cosa è successo appunto in Siria. Quindi sono stati evacuati centinaia di villaggi per tutta la lunghezza del confine iracheno e turco dalla loro terra. 150.000 curdi di tutta quell'area gli è stato tolto la cittadinanza siriana. Loro bambini non sono mai andati a scuola, non hanno mai frequentato nessun ospedale, non potevano essere curati e quindi erano apolidi. Assad padre gli ha dato il titolo dell'apolide perché non li riconosceva suoi cittadini. Quindi il fatto che abbiano avuto l'autonomia in Siria non l'ho mai saputo io. Siria, Assad, il padre che aiutava i curdi iracheni per indebolire Saddam Hussein, probabilmente è successo questa cosa qua, non lo posso negare, in quanto Talabani, ex presidente dell'Iraq, che era un curdo, che è il capo e il mio capo del mio partito, dell'Unione Patriottica del Kurdistan, lui
appunto era rifugiato insieme a un gruppo degli intellettuali curdi, erano in Libano, dal Libano sono riusciti, grazie al PKK, sono riusciti appunto ad arrivare in Siria e lì insieme un gruppo del Consiglio della Liberazione dell'Iraq, che era formato da tutti i partiti iracheni, dal Partito Comunista dell'Iraq, i partiti curdi e i partiti nasriani, che erano i Qaumi, venivano chiamati i Qaumi, hanno formato appunto un Consiglio della Liberazione dell'Iraq in Siria. E Hafez al-Sarpadri aiutava non solo i curdi, ma aiutava appunto il Consiglio della Liberazione dell'Iraq e quindi mandava questa gente contro per indebolire Saddam Hussein, in quanto entrambi, Hafez al-Sarpadri e Saddam, erano appunto dello stesso partito, del partito Baas. In Iraq seguivano una linea e in Siria seguivano una, e si facevano la guerra tra di loro. E quindi i curdi in Siria non sono mai stati riconosciuti come popolo di primo livello, sono stati trattati come i curdi dell'Iraq, come i curdi dell'Iran e della Turchia, non, né più né meno. E quindi mi dispiace di dire, ma questa è la verità, la realtà è questa, che non solo i curdi, ma tutti quelli che non erano col partito Baas siriano venivano messi in prigione, venivano torturati, venivano uccisi. Quindi è questa la sorte che ha toccato non solo i curdi, ma anche il popolo siriano, e per questo purtroppo è finito così il popolo siriano. Non sento, mi scusi. Per un lungo tempo Ocalan visse in Siria, certo, e continuò a organizzare il PKK, certo, in Siria. Per questo dico che la Siria forse ha avuto, certo, era un territorio molto più conciliante rispetto agli altri stati. È stato usato come merce, scambio di merce. Perché? Perché Ocalan in quel momento faceva comodo a Hafez al-Sarpadri per mandarlo contro la Turchia, perché la Turchia ha sempre avuto una guerra fredda con la Siria, e in effetti adesso la Turchia dice, per combattere ISIS ha due richieste: uno, mettere fine al governo di Bashar al-Assad, e due, che in Siria non nasca un'altra zona autonoma come in Kurdistan iracheno. Allora combatte ISIS. Quindi queste due cose fondamentali che chiede la Turchia. Quindi per la Turchia che i curdi muoiono in mano allo Stato islamico non ne frega niente, e la stessa cosa era per la Siria, e solamente perché erano nemici, e quindi curdi iracheni venivano sfruttati. Anche lo Shah della Persia l'ha fatto, perché lo Shah di Persia aveva una guerra fredda contro il governo iracheno, aiutava i curdi in Iraq, mentre 15 milioni di curdi in Iran non avevano il diritto neanche di studiare nella loro lingua. Quindi questo l'hanno usato tutti, e tutti quanti, grazie a un patto che veniva chiamato di Saadabad del 1956, che era stato firmato tra Iraq, Iran, Turchia e Siria, prevedeva di combattere i curdi in qualsiasi parte del Kurdistan, se i curdi chiedessero l'autonomia o l'indipendenza o che facessero una rivoluzione, che i paesi limitrofi avevano il diritto di entrare nel confine di quel paese lì per profondità di 30 chilometri. Cioè se il Kurdistan iracheno chiedeva l'indipendenza, anche Iran e la Turchia e la Siria avevano il diritto di entrare per profondità di 30 km per combattere i curdi. Questo era un trattato di Saadabad del 1956, è stato firmato alla città di Saadabad in Iran. E quindi
erano d'accordo, erano disuniti tra di loro, come succede adesso nel mondo arabo, che parlano tanto di Palestina, Palestina, ma sono proprio la causa principale, i paesi arabi stessi, che non ci sarà mai la pace tra israeliani e palestinesi finché esistono i paesi arabi, perché i paesi arabi sono loro stessi quelli che minano proprio il fuoco e buttano la benzina sul fuoco, perché non si risolve il problema tra palestinesi e israeliani. E la stessa cosa era per quanto riguarda la questione curda. Si combattevano i turchi con siriani, con iraniani, con iracheni, tra di loro, d'accordo, i regimi, ma erano uniti per combattere i curdi e li usavano a loro scopo. Questa è la verità. Bene, grazie Davide. E prima di passare la parola ad Andrea De Maria, ricordo a tutti, per chi volesse acquistarlo, che c'è questo bellissimo libro di foto Luciano Nadalini, foto scattate da Luciano Nadalini, e devo dire che sono andato a prenderlo perché ho avuto un attimo di terrore pensando alle foto che Luciano Nadalini ci ha fatto durante il Nevros, mentre io e Andrea De Maria e Davide Samadden ci esercitiamo nelle danze del popolo curdo. Per fortuna queste foto non sono in questo libro. Ci sono delle foto davvero bellissime che raccontano meglio di tante parole la vita del popolo curdo nel Kurdistan iracheno. Vi invito insomma a prenderlo, a guardarlo e magari comprarlo, perché è davvero un libro che merita, che vale. E adesso magari per le conclusioni e qualche riflessione la parola a Andrea De Maria. Molto breve, Davide è stato molto completo, però insomma, penso sia giusto dire anche la mia opinione sulle due domande poste. Sulla prima, io penso che noi dobbiamo, provato a dirlo all'inizio, insomma, sia molto importante se in Italia si ricostruisce un'opinione pubblica che sui grandi temi della solidarietà internazionale segni una sua presenza, che ha un valore in quanto tale, perché appunto un popolo che lotta per la sua determinazione si sente meno solo ed è, si sente più forte se ha nel mondo una rete di solidarietà, è stato storicamente sempre così. E poi perché anche noi, insomma, che svolgiamo ruoli nelle istituzioni, se abbiamo una pressione dal basso che è fatta di una rete di iniziative di solidarietà, ma anche fatta da un'iniziativa politica, di gruppi, di movimenti, di associazioni, ovviamente diciamo, veniamo influenzati nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni. Per esempio il tema del rapporto con la Turchia è un tema delicato, aperto, anche nel dibattito, per dire, nel PD, e se c'è una pressione dal basso è chiaro che questa pressione può aiutare, orientarlo in una certa direzione. Poi rispondo all'altra domanda con una premessa. Nel corso del mio intervento iniziale ho detto un po' come si sta muovendo il governo italiano, il Parlamento, poi ho espresso delle opinioni che sono mie. Anche in questa risposta esprimerò opinioni che sono mie, poi nel PD non ho responsabilità in materia di politica, ho tutt'altro tipo di responsabilità, insomma. Il governo italiano, quello democratico, ovviamente hanno le loro occasioni anche per esprimere le loro posizioni formali, ufficiali, in un dibattito così, anche giusto che dica insomma come la penso io. Secondo me oggi nessuno nella comunità internazionale ha una ricetta chiara per affrontare il dramma della Siria, perché la verità di quello che sta accadendo in Siria è che non è che c'è delle due parti che si combattono, ce n'è una democratica e una che non lo è, c'è lo scontro tra parti in cui diciamo, è difficile riconoscersi dicendo che ce n'è, ciò che è come la guerra di Spagna, ecco, 36, no? C'è una parte democratica e una parte che non lo è. C'è una situazione molto, molto delicata, difficile, complessa. Gli Stati Uniti a un certo punto, dico cose che credo note a tutti, avevano pensato di intervenire, poi hanno deciso di non intervenire, perché probabilmente hanno valutato che anche un intervento militare, anche dal loro punto di vista, non avrebbe risolto la situazione, forse l'avrebbe aggravato. D'altra parte, anche pensare cos'è la Libia dopo l'intervento militare può da pensare molto, no? Perché è stato un intervento motivato con la necessità di aiutare uno sviluppo democratico, sicuramente ha abbattuto una dittatura sanguinaria e con tanti limiti, con tanti che opprimeva i diritti civili nelle mani di un autocrate che aveva le caratteristiche che sappiamo. Però non è che adesso la Libia è in pace, in equilibrio ed è in un contesto democratico, quindi sono situazioni molto complicate
e su cui non è neanche facile, diciamo, capire veramente cosa bisognerebbe fare. Io però, su un'idea abbastanza precisa, provavo a dirla prima, io penso che anche rispetto a quello che sta accadendo in Siria, adesso la priorità è sconfiggere l'ISIS, su questo non ho dubbio, insomma. Penso che, appunto, detto quello che ho detto finora, la priorità della comunità internazionale deve essere sconfiggere l'ISIS, perché è un movimento che è estremamente pericoloso, e con un livello di violenza, di brutalità assolutamente imparagonabile ad altri, e quindi penso che la priorità oggi sia quella, insomma. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, si sono alleati con i paesi democratici, la Russia di Stalin, che non era un paese democratico. E non è che Polonia è stata bene sotto Stalin, ecco. Però diciamo che in quel momento la priorità era sconfiggere il nazismo. E che io penso, vi dico proprio francamente come la penso, io penso che in questo momento la priorità della comunità internazionale sia sconfiggere l'ISIS. E quindi bisogna, anche rispetto al contesto siriano, posto che bisogna vederlo per quello che è, e che credo nessuno abbia la ricetta per risolvere la situazione, se uno mi dice qual è la priorità oggi dell'azione della comunità internazionale, per me la priorità oggi deve essere assolutamente fermare e sconfiggere l'ISIS. Questo è quello che penso. Grazie. Andrea De Maria, Davide Samadden, Vittorio Tempellini, Luciano Danini, e grazie a tutti quanti voi. E grazie a tutti.